Un saluto a tutti i miei bellissimi amici del canale YouTube, io sono Stefano Adami e quest'oggi parliamo di una cosa che so che vi interessa molto, di Traina Col Vivo. Parliamo di Traina Col Vivo ma in maniera particolare, quindi parliamo di Traina Col Vivo con il motore elettrico, con Motor Guide. In questo caso io ho montato sul mio JOS 23 un 105 libre 36 volts. In questo video ovviamente vedrete delle catture, perché normalmente si fa un video di pesca e bisogna mettere un pochino di catture, e sono catture effettuate in questi giorni da me e da chi era in barca con me, grazie all'ausilio e alla silenziosità di Motor Guide, ma soprattutto vi spiegherò come utilizzarlo al meglio, perché è uno strumento potentissimo, è una bomba, ve lo posso assicurare. Per la traina col vivo e tutte quelle pesche che hanno necessità di un position inciso, è qualcosa di veramente insostituibile. Nel frattempo vedete che Guido scalcia perché sta mantenendo la posizione, detto faccio il video mi metto in ancoraggio. La cornice è bellissima perché siamo nelle bocche di Bonifacio, una stranissima giornata calma, quindi con un'assenza di vento e un mare forza olio che fa impressione. Nei video dei giorni precedenti lo vedrete operare anche in condizioni estreme, quindi anche con casi di cavitazione, quindi di uscita dell'elica dall'acqua, quindi mare un metro e mezzo d'onda. Faccio questo video apposta per far capire a tutti come è stata la mia interpretazione della traina col vivo con il motore elettrico. Credo che sarà una cosa molto interessante sia per chi vuole iniziare a trainare col vivo, ma soprattutto per chi già traina col vivo e vuole capire quali sono le prerogative e le differenze sostanziali che ci sono tra avere un motore ausiliario, quindi una spinta posteriore, e la differenza appunto che vi farò apprezzare quelle di una spinta anteriore, che completamente cambia la vita nella traina. Io personalmente sono riuscito ad aggiungere in pesca una canna in più rispetto al solito. Seguitemi perché sarà un video molto interessante. Principalmente i modi di utilizzare Motor Guide in traina col vivo sono tre. Il primo è quello di utilizzare semplicemente la funzione mantieni prua. La funzione mantieni prua funziona, scusatemi il gioco di parole, in questa maniera: noi gli diamo una prua e lui continuerà a mantenere quella prua. Ora, questa è una cosa molto comoda se facciamo trainate lunghe e se non facciamo molte curve, e se diciamo facciamo quelle trainate con tante canne nell'acqua, quelle un pochino più di ispezione, quelle che fondamentalmente a me non piacciono granché. Però questa funzione è molto comoda per questo tipo di traina. Per la traina che faccio io personalmente, quindi quella al dentice, riassumo la traina, quella piena di curve, il sistema migliore è quello di semplicemente premere sul telecomando il disegnino dell'elica, quindi non mantieni prua ma bensì dai gas all'elica. Regoleremo poi successivamente la potenza, a seconda poi dello scarroccio e quant'altro, del motore con il più e il meno, e controllando ovviamente sul GPS andremo a passare alla velocità che vogliamo nei posti dove vogliamo passare. E che cos'altro si può fare? Beh, si possono memorizzare sul telecomando delle rotte, quindi se volete fare un determinato tipo di passaggi tra gli scogli potete farlo, quindi potete memorizzare su un vostro, semplicemente sul telecomando, quindi memorizzare una rotta direttamente dal telecomando, oppure, cosa che secondo me è meglio, disegnare una rotta con le dita direttamente sul vostro Lorenz, sul vostro Simrad. Se avete altri strumenti, purtroppo questa funzione non è implementata. Disegnare una traccia, per esempio tra degli scogli, e dire a Guido: segui questa traccia, e lui comincerà a seguire questa traccia. Lo potete fare sia disegnando una rotta sia riutilizzando, e questa, attenzione, è molto importante, una traccia già esistente. Quindi voi rendete una traccia già esistente una rotta e la seguite. Perché? Perché magari con quel passaggio continuate a prendere i pesci, invece che starvi a sbattere a rifarlo uguale, glielo fate fare avanti e indietro a lui senza alcun tipo di problemi. C'è anche da dire che se volete navigare per punti direttamente dallo strumento, schiacciando con il dito un vostro waypoint, vedete che siete su uno scoglio, volete andare su un altro scoglio, mettete il dito sullo strumento, dite waypoint, andate sul waypoint e dite waypoint, vai a waypoint, e lui si ingaggerà, vi chiederà ovviamente mi ingaggio o non mi ingaggio, quindi volete ingaggiare l'autopilota per fare questo spostamento, voi direte di sì e lui vroom andrà sull'altro waypoint. Quindi potete fare anche a step waypoint per waypoint.
queste sono le cose che si possono fare. Vi do un piccolo trick, questo aprite bene le orecchie, perché è una delle cose più comode, a parte, vabbè, ve l'ho già detto, la silenziosità, nessuna emissione, zero puzza di benzina bruciata, quindi insomma tantissimi vantaggi. Uno dei vantaggi che ho trovato veramente eccezionale, per cui sicuramente non potrò più fare a meno di Motorguide, qual è? È quello che se mi trovo con una grossa corrente a contraria o con del mare abbastanza arrabbiato, del vento soprattutto che mi spinge molto, io riesco, ovviamente bisogna farci un po' la mano, non è una cosa che si impara in 30 secondi, riesco a pescare contromano, come dico io, quindi riesco a pescare in retromarcia. Una volta, io l'ho sempre fatto, soprattutto in questi posti dove mi trovo adesso, quindi in Sardegna, dove c'è tantissimo vento e corrente, mi è capitato più e più volte di farlo con il motore a scoppio, però non è la stessa cosa. Con Motorguide, con la funzione elica, non col mantieni prua, se andrete in una direzione e andrete troppo forte, anche al minimo, lui può andare anche al 3% di potenza, quindi se al 3% fate un nodo e mezzo che vi sembra troppo, volete fare 0,7-0,8, cosa succede? Semplicemente voi girerete con le frecce la testa del motore in maniera che spinga indietro e regolerete la velocità. L'unica cosa da ricordarsi è che se dovete andare a sinistra dovete premere il pulsante a destra e se dovete andare a destra dovete premere il pulsante a sinistra. Questa ovviamente è una cosa che va da sé perché il motore sta lavorando al contrario. Adesso diamo un po' di gas perché è troppo sotto. Con il motor guide ovviamente diamo un po' di gas. Però vi assicuro che in tantissime condizioni mi ha fatto pescare, cosa che non sarei assolutamente riuscito a fare senza Motorguide. Anche perché in retromarcia col motore c'è sempre comunque il rischio che ci scappi la mano e che le lenze finiscano nel motore. In questo caso ricordatevi che essendo un motore di prua le lenze difficilmente, bisogna impegnarvisi veramente molto, le lenze non finiranno mai nell'elica, quindi questo è un altro bonus mica da ridere. Calcolate che io sono riuscito ad aumentare e ad aggiungere una canna a fondo. Tutti a pesca, direi. Telecomandino al collo, ovviamente si può controllare perfettamente anche dallo strumento. In questo momento sono a 0,8, la velocità a cui traino solitamente con il calamaro. Un bellissimo sgombro a galla, un calamaretto a fondo di un paio di tre ecchi. Questo ovviamente non è un video di pesca, ma un video semplicemente per spiegarvi come lavoro con il motor guide. Adesso ho questa crena di scogli qua vicino, ovviamente sto pescando a dentici.
Catalina. Catalina l'ha sminchiato totalmente. Sgombro veramente ignorante, era uno sgombro di seietti. Adesso me lo tiro su. È un pesce, non starà tutto nell'inquadratura. È un pesce veramente, veramente grosso. Ma veramente, veramente grosso. Lo stimo sopra i 10, una roba da finisce 12 litri e non, ha, non gli ha dato scampo ovviamente. Guardate che pesce, ragazzi. Che pesce. Un pesce veramente fuori dal mondo. Grazie mare. Un'altra delle cose che mi piace molto di trainare col motore elettrico è che con un telecomando al collo potete veramente muovervi nella barca dove volete, quindi posso decidere di mettermi in qualsiasi punto. Ovviamente devo dare un'occhiata all'ecoscandaglio per sapere di passare al GPS per sapere di passare nei posti giusti, ma posso veramente spostarmi ovunque sulla barca. Ad esempio, se ho un combattimento difficile che voglio mettere il pesce a tre quarti, come solitamente sarebbe bene fare nel caso di combattimenti insomma un pochino tosti, posso semplicemente spostarmi su tutta la linea laterale del gommone portandomi dietro il telecomandino. C'è da farci un po' la mano in combattimento, soprattutto sì, per il semplice motivo che quando si combatte solitamente si combatte a tre quarti. Con il telecomando in mano, se si deve cambiare qualcosa, bisogna sempre tenere in testa che la destra diventa sinistra e la sinistra diventa destra, perché stiamo ragionando al contrario. Dovete sempre ricordarvi che i comandi vengono invertiti, oppure potete fare come ho imparato a fare io in combattimento questo lavoro qua. Invece che usare il telecomando così, lo usate così, in maniera che voi sapete che girate dalla parte giusta. Però mi raccomando, tenetelo a mente. Vi do due o tre dati: il mio Joe's 23, quindi il mio bambino, pesa 1,5 tonnellate, 1,7 tonnellate a seconda di quanto lo carico, con un motor guide 105 libre 36 volts, una batteria da 100 ampere, mi fa 12 ore tranquillamente di traina con il vivo, 7 ore, 8 ore con un pochino più di mare, scendo a 6 in condizioni estreme dove probabilmente nessuno di noi avrebbe pescato, scendiamo sulle 6 ore. Però vi assicuro che per male che vada, a meno di 6 ore, ovviamente se mettete una buona batteria, vi ricordo, io ho montato Yarosels, che è una batteria che viene dall'Olanda ed è uno spettacolo, si controlla via Bluetooth, si carica in un attimo perché mi hanno fornito un caricabatterie da 28 ampere, quindi 30 ampere circa, la batteria è 100 ampere, quindi calcolate che in 3, 6, 9, in 3 ore e mezza la batteria viene ricaricata. Bene, per questo video direi che è tutto. Se volete partecipare al concorso indovina il peso del denticione che c'è nel video, andate su Instagram Stefano_Adami_official inviatemi e mi scrivete: Stefano, ho visto il video su YouTube, secondo me il peso del dentice è. Chi si avvicinerà di più avrà la possibilità di acquistarlo con uno sconto veramente incredibile. Questo grazie al distributore italiano Giulio Galletti, che mi ha fatto questa promessa. In realtà la promessa non me l'ha fatta, lo sto dicendo così poi esce il video, lui è messo davanti a fatto compiuto e l'abbiamo fregato. Comunque, ciao Giulio. Bene, vi ringrazio moltissimo di aver seguito tutto il video. So che è stato un po' lungo, ma credo che sia stato molto interessante e molto divertente. Noi ci vediamo alla prossima. Se il video vi è piaciuto, un like qua sotto è molto importante, una condivisione ancora di più. Soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare quella benedetta campanella che vi aggiorna sulle uscite dei nuovi video. Ok, come al solito chiudo con andate a pescare e andate a pescare, magari con Guido. Alla prossima, ciao!